Ah, proprio seccato così. così Alessandro, buonasera Alessandro Di Bari in regia Ciao buonasera. da Mario, nuova puntata da Basket City quindi non abbiamo potuto goderci Falco Ciao Fioravanti, MVP di Naville Scuola Basket Ozzanno Microwave 18 punti con 6 su 6 dal campo eh in 13 minuti di gioco Bravo. In 13 minuti? Sì, eh beh, ah, venivano... questa è una cosa la eh? Eh sì, ho dovuto usare veramente il, um, come si dice, il, uh, il misurino da farmacista. Eh. Eh, sì, sì Però... ma dopo preservare eh, bene, in, in ginocchio. Tra l'altro, in effetti, questo mistero che non toccava palle, io non lo vedevo in campo cioè, da, da non so quanto tempo, l'ha rigenerato. Eh, profeta in patria, eh, non in patria eh, esatto, <ride> eh, esatto. quello è quello il punto. Eh, quindi sì, Be bene così siamo molto più sollevati. Siamo molto più sollevati che abbiamo vita avvenire in quel modo, molto belli carichi. Sì, sì. Come quindi le parole di Daniel Hackett hanno proprio caricato la molle, rinfrancato l'ambiente. Siamo in trepidante attesa per, per venerdì. Io non ho visto la partita di Milano, ero ad allenare in Navile, Sp eh, spiace, spiace. Io non l'ho voluta vedere perché... Intanto un saluto da Andrea. E dopo lo sciagurato ultimo quarto di Pistoia ero già concentrato alle 6 e un quarto al tagliercio. Non mi, non mi interessava della partita di venerdì sera di Coppa, lo so che per molti era importantissimo anche provare a vincere al Forum, ma per quanto mi riguarda la scorsa settimana l'importante era portare a casa i due punti da Venezia e come li hai portati a casa, perché secondo me la Virtus ha fatto una partita strepitosa, ha stritolato Venezia per 40 minuti, il più 19 finale assolutamente bugiardo, per quello che si è visto nei 40 minuti la vera differenza, almeno domenica erano, era il Trentello, nient'altro da dire. Allora di Milano parlo io, che è... Buonasera vai via, da Esio. Partita che intanto, tantissimi tantissimi bolognesi a Milano, veramente una cosa incredibile. Il paradosso è che hanno sostenuto la squadra. Tutta la partita, erano molto più carichi eh, dei milanesi, che invece, nonostante la vittoria, erano veramente giù di corda, anche perché non, eh, eh cioè, non contava quasi nulla per loro. Perché teoricamente hanno ancora lo 0,1% di qualificarsi, ma Dovrebbe veramente succedere, eh, l'imprevedibile. Eh, la Virtus era partita anche abbastanza bene eh, anche avanti. Nei primi minuti, ha retto 18 minuti, eh, c'è da dire che anche eh, ha retto, pur non, eh, con cattive percentuali al tiro, però è stata in partita, eh, era è stata più volte a meno uno, due, a, due volte a meno uno. In una ha perso la palla del sorpasso in contropiede, e ha subito contropiede, e nell'altra, stoppata, sempre sul meno uno, stoppata di Polonaro su Voigtman, la palla è ricaduta in mano a Voigtman, che poi ha fatto un 2 più 1. Quindi, dopo da lì, Milano è ripartita, ha fatto un break. E nel secondo tempo, chiaramente, si è notato la Virtus ha, ha lasciato andare la partita. Secondo me, sì, sì. perché. Eh, impegnarsi in una rincorsa con probabile o possibile esito comunque negativo avrebbe poi eh, mangiato tante energie per la gara, ricordiamo, di due giorni dopo a Venezia. Sulla quale chiedo subito, tanto ricordiamo sempre che siamo in diretta sui canali social di Radio Basket Italia, quindi con Alessandro Di Bari in regia, eh, che sostituisce, da, fa, da, fa la staffetta con Eugenio, quindi la, alle IUP, siamo, sì, sì, ci alterniamo. siamo in, eh, appunto sui canali... Facebook, Instagram, YouTube di Radio Basket Italia, messaggi su WhatsApp 351 5694 955. Ecco, io partirei subito da Andrea con una dedica. Heidegger. <ride> Grazie Mario. Prego. <ride> Grazie Mario. Prego. <ride> non dico come l'ho eh, dipinto. No, 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 tossico tuo... della montagnola. Esatto, esatto. che, che Qua di fianco, a 200 metri da qui. Che, che tra l'altro, no? obiettivamente, è calzante. Ce l'ha, perché la faccia è quella. E... Ha fatto punti, se guardi le sue statistiche, sono anche quelle di un giocatore che in teoria avrebbe fatto una buona partita. Ma la partita l'ha vista. Li ha fatti completamente a babbo morto, quelle triple. E quindi assolutamente ininfluente quello che Heidegger ha fatto durante, durante la partita. Contentissimo anche per De Nicolao che all'andata mise una tripla che ridiede l'inerzia nel, nel secondo quarto a Venezia qui in casa contro la Virtus, dal 35 pari a 38-35, e dopo la Virtus fece una partita di rincorsa all'andata, seppur finita ai supplementari. De Nicolao non pervenuto, ma non pervenuto anche e soprattutto i playmaker della nazionale, perché io se dovessi dare un voto a Spissu per la, eh, per la partita di domenica non riuscirei a darlo, perché è stato un fantasma, completamente stritolato... Secondo me è dalla bella idea di Banchi, di inizio partita, di partire con due stopper difensivi di altissimo livello, come sono stati domenica sia Paiola che Hackett, non ha visto il campo, spesso non ha visto il campo. Se Daniel Hackett ricomincia ad essere quello come ha fatto l'anno scorso, che ha fatto una crescita costante, aprile, maggio e giugno, probabilmente è stato il migliore della Virtus negli scorsi playoff, credo che per la Virtus ci siano ottime possibilità di fare degli ottimi playoff, non aggiungo altro. Io mi sono obiettivamente infocato perché il quintetto Paiola Hackett mi, eh, con Bellinelli perché, come spiegavo, è tanta intensità difensiva, cioè hai due, due Doberman che ti, sta, che ti stanno correndo dietro, quindi tanta difesa, esterni veneziani stritolati, quindi transizione dove Bellinelli è proprio veramente nel suo. Virtus ha fatto subito capire che aria tirava e questo è stato notevole, c'è stato il primo normale fisiologico rientro di Venezia, poi è arrivata una massata di quelle proprio e vorrei citare, visto che eh, hanno rotto le, le scatole e ne parlavamo, vorrei... io voglio parlare di un fiundo Camenghelle. <ride> cioè, allora, innanzitutto il re degli elicotteri, eh, Cioè, obiettivamente diciamo, siamo a quello, ma... Giustamente nella chat Telegram di Euro Mario ci sono degli screen perché c'era scritto oh. Ha preso un fenomeno, ma ragazzi, ma, Beh, ma questo è. fa quello che gli pare: 20 più 10 in paglie e ciabatte. Ah, ma se questo si decide di allacciarsi le scarpe è illegale, mm. illegale a me. sembra un imbestial. Mm. Ma ragazzi, ma questo è un po' cerebroleso, cioè, a parte mm. frustratissimo, frustratissimo, veramente. cioè È andato, ha preso una, una lezione. <ride> ma una lezione, ecco, mi è ripassare alla prossima, come quando vai, vai all'esame oppure andavo io alle interrogazioni eh, mi tre, 3 <ride> sì, eh, credo che mi fiondo eh, la difesa la fisicità di Dunston e di Zizic eh, credo che se la ricordi per un bel po' perché anche lui praticamente come tutta la squadra di Venezia è stato completamente azzerato dal campo cioè, ripeto, Venezia ha fatto canestro veramente gli ultimi cinque minuti dove la Virtus non ha più giocato giustamente come doveva essere e quindi dai, è stata una bella iniezione di fiducia dopo i dieci minuti eh, psichedelici, mettiamoli così, della Virtus contro pistoia nel quarto psicopatici. quarto. Psicopatici, <ride> psicopatici, esatto, della virtus contro pistoia. Eh, credo che non sia una questione di, di allenamenti, di fisicità, di, di viaggi, è una questione di testa. Quando la Virtus eh, si allaccia per Benino le scarpe, collega be per Benino il cervello, e l'ha sempre fatto con Venezia. Con Brescia e con Milano nell'ultimo mese, mese e mezzo, beh, ha fatto vedere che mh, non dico che sia di un altro livello, sicuramente lo è rispetto a Brescia e Milano e, e, Venezia. e, e Venezia. Scusate, però, Va bene lo stesso. No, eh, ma magari, magari, però col 6 più 6 mi viene da essere abbastanza fiducioso in vista playoff. Ezio, ma, eh, prima diceva le triple a Babbo morto. Mi sembra che il Babbo sia morto molto presto, nel senso <ride> che il eh, All'intervallo avevano già celebrato. 30-11 del, del secondo quarto, tra l'altro, con, con tanti giocatori anche della panchina in campo, quindi eh, impatto di mascolo. Molto. Mascolo, polonara, Bass, insomma. Eh, mh, la squadra ha risposto paradossalmente nelle ultime. Lunga striscia di sconfitte, tre vittorie. Non so, nelle ultime 13 sì. o una cosa del genere. Sì. Le tre vittorie sono Brescia, Milano e Venezia. È abbastanza sintomatico del fatto che la squadra in campionato, perché l'Eurolega poi è un discorso a parte, eh, ci sono state altre problematiche anche di calendario. Eh, in Italia, la squadra ha. Concentrato la sua attenzione su quelle gare eh, e le ha vinte molto nettamente. Possiamo dire eh, sulle altre, ha, ha pensato di amministrarle, e purtroppo i calcoli non sono tornati. Ma comunque, eh, l'importante è che da qui alla fine eh, si cerchi di vincere le gare rimanenti e sicuramente. La Virtus avrà un'ottima un griglia di partenza. Allora, facendo due conti, visto che abbiamo fatto, eh, la Virtus ha qu delle quattro partite che rimangono: ha tre partite in casa, quindi avrà eh, Mona, Reggio e Trento. Ok, e va a Tortona. Poi ci saranno eh, Brescia-Milano. O Milano-Brescia? Milano-Brescia, mi pare. Questa domenica c'è brescia venezia, brescia -Venezia quindi... E Brescia-Venestia. Quindi sarebbe meglio che ci fosse Venezia. Ma oh, certo, tutta eh. la vita. Fatti, noi, noi siamo comunque abbiamo un 2-0 su Brescia che ci aiuta sempre in un caso di arrivo a sì. 3 e soprattutto abbiamo gli scontri diretti favorevoli con entrambi, perché meno uno è stato lievemente ribaltato eh. devo dire che non è stato male l'assist sempre del tuo amico Heidegger per lo schiaccione finale, bello oh, da meno 21 a meno 19 abbiamo evitato il ventello ma, triomfo ma veramente ma, ma, veramente, ma <ride> non, mi, non mi far dire <ride> no, 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 ma io <ride> ho detto a Tucker subito dopo la partita, cosa ho pensato mm. ma c'è bisogno di, di, di fare una roba del genere, cioè, veramente ma eh, lui regala spettacolo fino alla fine. Eh, ma certo. Peccato che non l'hai fatto nei 39 minuti e 59 prima, perché sei stato bello contenuto anche tu. Comunque va bene così, va bene così. Mi piace, Andrea. Sei, be sei, be sei bello carico e... No, mi ha rinfrancato, veramente. Ah, Io dopo, so. dopo Pistoia ero veramente arrabbiato e abbattuto, perché ho detto, ma non è possibile essere così recidivi, con sconfitte che si possono assolut assolutamente evitare contro squadre... Chiaramente la portata come erano Pesaro e la pistola di lunedì scorso, e quindi aspettavo tantissimo le 6 e un quarto di, alla palla 2 de, del Taglierso perché volevo vedere la risposta della Virtus in campo. Eh. È stata una risposta veramente da grande squadra. E il vasetto che ha tirato fuori Daniel Hackett nell'intervista post partita, Daniel: non portatelo neanche nelle, nelle prossime partite perché non dovete neanche prenderlo in considerazione, non dovete farla pipì, dovete pensare solo a, a quello che succede sul parquet per i. 160 minuti che marca centrare il buco centrare il buco, ma del canestro esattamente, oltretutto, le prossime partite sono contro Cremona che fu l'inizio delle lunghe strisce di una... sconfitte. E lì c'è un amico di Mario. Dopo porca fa. vacca c'è Golden, <ride> e... mamma mia! A Cremona io c'ero e fu la prima partita incredibile perché sì. Cremona ha messo dentro veramente di tutto e la eh, Golden Eye O'Lagge. E c'è una di quelle partite in cui, appunto, eh, di cui abbiamo parlato l'altra <coughs> è Reggio che già eh, ha portato due, due sconfitte. A proposito di Hackett, eh, a me è piaciuta ovviamente l'intervista post partita, ma è stata molto importante secondo me l'intervista prima della sì. partita perché ha tranquillizzato l'ambiente, ha, ha detto torneremo, risolveremo i problemi se ci sono, è una, diciamo, è una dichiarazione da, um, importante da giocatore da leader. Insomma. Eh, esatto. esatto. No, perché venivamo da una settimana obiettivamente che è stata faticosa, perché comunque Pistoia… E ovviamente quando la Virtus perde poi perde in maniera fragorosa con concorsi di colpa suoi ma anche obiettivamente diciamo ce lo meriti Pistoiesi perché 7 su 7 eh, da tre ragazzi, punti devi farlo dai. quindi è subito a tirare quelle robe lì poi Pistoia non muore mai anche con Reggio è stata una partita sofferta ma l'ha vinta esattamente l'ho vista tra l'altro Michelone Vitali come sempre decisivo Go to Gotugai bravo come contro Milano vieni con Reggio, Mario Guarda, ti conviene venire. Quando è che è? Non mi ricordo, adesso. Il 21, direi. 21, grande. Secondo me ti conviene venire, perché sono quelle partite dal circolino rosso alla Clerici, no? Tommasi, che ah. io e ci siamo segnati da mesi e mesi altro che Panatinaikos. so c'è ragazzi così... però mi state tentando eh. moltissimo eh dice: <ride> c'è cioè, eh... ah, io ce l'ho lì eh ah, no, 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 ma no, non mi dire ma non mi dire e <ride> che ride sorgnone <ride> io... fa il sport la scena, sport. La scena <ride> E a ah, te piace però obiettivamente lo spettacolo nello spettacolo che offre questa coppia di, 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 simp... di simpatici ragazzoni devo dire che eh, sono veramente No, sono due simpatici ragazzi. Eh, cioè, mio... Andrea ha detto Sergio che va in eh, follia. Sì, Mi scrive sempre, anzi lo saluto perché ci ha fatto il lupo per la trasmissione che sentirà, non... sentirà più tardi. Ci eh, vediamo molto spesso adesso e… <ride> è molto attratto, diciamo da come ti fiamo al palazzo. Eh. Ah, ma lui lui è, così dici, è, è, è carichissimo La realtà dei fatti è quella. Cioè, dice, ma ti dispiace se, posso, se vado a vedere. Da... No, no, assolutamente. Dico, Andre, cioè, <ride> cioè, loro, loro regalano, regalano emozioni. Cioè, voglio dire, tu paghi il biglietto per vedere la Virtus, ma anche per vedere lo spettacolo del tifo. Lo spettacolo del tifo. Giusto, giusto. Tra l'altro, abbiamo un messaggio interessato, Non interessa Brescia Mi Venezia, ma Milano Brescia. Eh, perché deve vincere Milano eh. dobbiamo solo vincere le rimanenti e con Milano su Brescia saremo primi per forza è vero. È vero. quindi grazie papà che stiamo, stiamo diventando tutti un po' dei piri Numbers, e dei, dei mh, come si dice, degli esti oliporesi quindi vedete questo mm. è il um, come dire, è questo è un po' un metodo di, di, di lavoro e cioè, di, di, di pensiero che stiamo cercando di eh, per rispondere anche a un messaggio, che non è partita, <ride> <ride> però diciamo che la tentazione c'era. Messaggi? Sì, sì, ce ne sono già. Andiamo, um, allora. Vabbè, poi eh, riprendono un po' Cabenghele di cui parlavate prima: Cabenghele eh. che fa fallo su Tocco e Tocco come lo guarda? Sì, ma storto, cioè lo guarda proprio male anche perché è un fallo, è un fallo da, da imbecille. Sono quelle cose che danno fastidio. Mm. Perché rischi di fare seriamente male a un giocatore perché perare non ha per nulla il controllo del corpo. Cioè veramente sei una testa di cazzo, diciamoci le giusto. cose come stanno. Sei proprio una testa di cazzo. Allora. No, quello, quello, quello è proprio fastidioso perché veramente rischi di fare del male serio. Allora, e allora, lo sai da giocatore perché stai giocando e allora questo è ancora più da infame. Quindi te la, te la prendi perché poi... Me, eh, io quando vedo che Toko è eh, così incarognito gli impastisco perché sì. poi lo fanno arrabbiare. E allora. Poi diamo un'occhiatina a quell'altro eh, di, 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 di Quando è successo la Rissa a Brescia, al nostro amico Barnell. Barnell ecco. Certo, quindi vabbè, certo. però, come Fiundo è successo che non era espulso, ma c'è stato il tempo di potergli dare una lezioncina cestistica Alessandro. e dire: guardati. Non il VHS, per esempio, riguardati lo streaming, lo streaming, riguardati lo streaming e impara e Impara. Esatto. che magari forse devi prenderti più che un paio di eh. scarpe, le ciabatte, lascia le eh. là Poi vabbè, e dopo Heidegger arriva Golden, come avete già detto, comunica, <ride> non vedo l'ora. <ride> eh, è che la dice questa questa la dice Marco Gaioli grande Marco, sei carico Marco mi piace da morire, grande Marco pugno alto e lo sappiamo noi poi Roberto scrive vorrei spezzare una lancia per a Voodoo, meriterebbe il minutaggio eh, il più minutaggio tessuto inguardabile ah, ecco anche quello anche quello ragazzi, Medeo ha preso una ripassatina anche lui, non banale eh, perché cioè, lì è stata una serata complicata, Bass si merita tutto, sono contentissimo, eh, troverà il modo di, di essere utile, di incidere perché sta cominciando anche a fare cose diverse, a, sta ritrovando probabilmente anche non solo il tiro da tre punti che è stata la sua caratteristica, ma anche movimenti di tecnica sì, e potenza. Era... Ha fatto un paio di cose che ho detto: Oh, qua ragazzi, siamo all'onnipotenza fisica. Io a un certo punto, ho detto: Oh, quando ha fatto sta roba, ho, cacciato, ho iniziato a ululare come un lupo mannaro. Sì, a basso tecnicamente, proprio da vedere giocare è veramente piacevole proprio vederlo giocare su movimenti felpati suoi, di tecnica. È chiaro che ha avuto bisogno di mesi e mesi per riprovare anche a, ad avvicinarsi a Canestro proprio per quello che ha perso un anno e mezzo di, di carriera in poche parole io sinceramente non mi sarei mai aspettato di vederlo così importante all'interno della squadra quest'anno però complimenti solo a lui e speriamo che Pozzeco non si ricordi il nome di Abbas perché è incredibile che non l'abbia chiamato neanche a febbraio in quella finestra della nazionale perché Abbas è chiaramente uno dei migliori giocatori italiani in questo momento la nazionale la meriterebbe egoisticamente parlando va bene così allora, visto che abbiamo parlato di nazionale, entriamo un po' su questioni di politica italiana. Oh. Allora, diciamo così. È, è notizia di oggi che ci sarà uno sfidante ufficiale perché le elezioni si tengono sotto Natale, che è Guido Valori, professore. Mh, adesso non so che cosa, stia, cosa insegni, però è stato la sottoscrizione è per uno da tre comitati regionali, ma non sono tre comitati regionali da poco perché sono comunque eh, Lombardia, Veneto, Lazio, l'Emilia-Romagna si è apertamente schierata per Petrucci, sul... io seguo la pagina del Comitato regionale, proprio scritto <coughs> tra l'altro Petrucci che <ride> ha avuto un weekend complicato a Valmontone, è, andato, è uscito di strada con la moglie, all'inizio si pensava che le condizioni fossero serie ed effettivamente erano serie, poi si sono stabilizzate, questo hanno, hanno detto. Si parla di fratture multiple che non è uno scherzo per una persona di no, 78 certo. anni, però insomma, diciamo così, eh, Amen. Sta adesso si sì, guarirà, avrà tutto il tempo di, di ragionare su quelle che sono le sue strategie politiche. però, diciamo così, viste come sono state le elezioni 2020 eh, estive, eh, gestite nel periodo appunto di luglio-agosto senza alcuno sfidante. Secondo me la questione diventa secondo me ancora favorito. Ma c'è tempo per capire un po' eh, ehm, diciamo di, di capire cosa farà il cosa accadrà perché ci sono manovre interessanti. E co come prenderanno un po' le, 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 le cosa faranno le società. E comunque il comitato, il comitato regionale Lombardia. È Tosto, eh? cioè, no, è, infatti, è, è il più importante, è esattamente è cioè, importante. lombardia Emilia-Romagna. Ma sai, poi l'Astia e Veneto sono altre due assolutamente. C'è cioè, un asse che può essere interessato, poi vai a capire cosa vuol fare il Piemonte, perché poi vuol cosa fa la Toscana, cosa fanno magari le Marche, eccetera. Perché poi se un conto, ribadisco, eh, è se il Comitato regionale del Trentino Alto Adige della Basilicata non è esattamente il massimo della vita, eh, se comincia ad avere invece o oh, il Molise. C'è anche le marche. Cioè sono tutte squadre. Sotto regioni dove il basket è bello carico. e Quindi eh sì. no, sarà, sarà un, un interessante periodo. Adesso andrà in riabilitazione. Appunto Petrucci. Però avrà tempo insomma, di, di, di tessere la sua tela. Vedremo, vedremo i suoi uomini. Diciamo che onestamente, se i suoi uomini immagine, sono postecco e da Tomme, onestamente poi sono sempre qui. Basta. Eh. Basta, basta. Soprattutto ti dico la verità: Postecco ha già reso ma spero che il campo dia ragione per far capire che è un inetto e da Tome sì, per me è inqualificabile un personaggio che io non sopporto ma che continua a dire che viene incensato un medio, un medio alto che sembra obiettivamente in odore di santità quindi cioè... Questo proprio è, è una cosa che per me è intollerabile. Se deve essere l'uomo, immagine quello che è andato a trattare tra l'altro in America la storia dei passaportati, eccetera, tra l'altro andando a cercare di prendere quello sbagliato, <ride> devi andare a prendere Dante di Vincenzo. Esatto, ma, porca, esatto. ma, ma, porca, esatto. ma non porca, ci vuole un, porca, un genio, porca, ma pura. ci vado io, lo capisco io. Eh, cioè, vabbè, cioè, non, ma non è di più, no, ma se è cioè, veramente incredibile. Vediamo. Almeno per fortuna ce n'è andato uno, quindi abbiamo pagato il vito, alloggio e compagnia cantante <ride> a uno <ride> solo, e non ci ha dato il codasso di tre per quella vaccata. Con eh, adesso non mi ricordo più neanche il nome di, di quello là. Come cavolo si chiama? A Banchero, ah, a Paolone, a ah, sì, Banchero, certo, certo. Tutta, que tutta quella pantomima che non sa una parola di italiano, ne gliene fregava letteralmente niente. che ha preso cioè... per il naso per un anno. Sì, per certo. un anno. <ride> sì tra l'altro, con, diciamo, con l'ha detto Stapp, diciamo che gli curava l'immagine un po' rivedibile, però <ride> sì. diciamo che l'idea era abbastanza chiara. Con ecco, l'Eurino, dice Banchero, aspetta, ti sei qui di sicuro oro olimpico, molto probabile, visto che si sono arrivate le truppe cammellate po' Post -ecco. <ride> postecco macchinine spogliatoio wow <ride> <ride> eh, eh, quello che è finito in braccio in braccio ha detto Q. ok fa facciamo che magari ecco Bella l'Italia, dico gran figata: si mangia bene, pasta, eccetera, pizza, mandolino. <ride> però io nel dubbio me ne sto <ride> Stati Uniti Farei così anch'io. Tu vuoi l'oro <ride> olimpico? Vuoi partecipare? Anche in Bid ha scelto gli Stati Uniti con la Francia che è andata giù, giù di testa perché a lui piace vincere, ragazzi. Cioè, è chiaro, eh, beh, bravo. A, a Parigi arrivano tutti i migliori perché lì ci vanno chiaramente i 12 migliori giocatori americani. E figurati se in Bid non, non sceglieva gli Stati Uniti per provare a vincere un orolimpico. Olimpico. Mi sembra che sia abbastanza banale come cosa. Che furbacchione, che, eh beh, certo. che, che è Lebron, però eh sì, vabbè, le, lebron... sta reclutando, tutti eh. leBron è veramente, è veramente una mignottonna, eh. Mario. Facci caso, sono sempre quelli i nomi degli americani che girano. Eh? Cioè, uno di quasi <ride> 40 anni, Durant 36, Curry 36. Cioè, le facce degli Stati Uniti, e che facce, comunque, parliamo di giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro sono sempre quelli di ventenni fenomeni, non ne sta uscendo uno dagli Stati Uniti, stavo guardando anche i mock draft per la prossima stagione, sì. sono quattro extra americani e un americano che parlano di una guardia di 1,90 che sicuramente, ecco non è Clay Thompson giusto per, eh, per parlarne, non tirano fuori una superstella, non so l'ultimo che, che non, non, mi viene in mente, non mi viene in mente. Tra l'altro la cosa che fa scappare da ridere è... Cioè, o fa scappare da piangere, diciamo così. È il fatto che esperti di draft di lungo corso hanno detto: ragazzi, questo si preannuncia come il peggiore di esatto, sempre. Esattamente. <ride> non vorremmo. Esattamente. No, perché... Oh, di, poi, ovviamente, c'era nel, sempre nell'articolo dei fenomeni tipo Wembania certo, certo. basta. Vai a leggere Sky. Come per... si sono messi con San Antonio a proposito? San, San Antonio è. Andiamo 1958, se non sbaglio, quindi eh, aspetta, è. Eh. Eh. È sotto come percentuale comunque ancora l'anno scorso che hanno fatto 22,60, quindi però eh, se tu vai a leggere gli articoli di Sky anche oggi su Wen ma hanno parlato che eh, a livello statistico ha già superato il primo anno di Duncan Beh, eh, però il primo anno di Duncan è stato un 56-26 venendo da un 20-62 allora, eh, c'è un po' di differenza Allora, eh, al momento sono quindicesimi su quindici, su quindici ecco. tra l'altro con due partite di ritardo dai Blazers 19-59 19-59, ecco, quindi devono fare per far meglio, fare un 4-0 che sarebbe un 23-59 a quel punto Sky immagino e le, le, le trombe che tirerebbe fuori per il francese, stavo notando tra l'altro che Utah bene, 0-10 nelle ultime partite, <ride> però sono 4-6 eh, San Antonio. Nelle ultime 10, wow. vedi, 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 wow. vedi, vedi che sta arrivando? Eh, si sì, sta sì, arrivando. Sì, sì, Fontecchio ha giocato 10 partite a Detroit, poi è sparito nel nulla. Quindi, però sembra che rimanga lì. Bene, dai, dai va bene così, stai lì. Non è, non è un problema, sì, voce dall'NBA sentiamo, sentiamo il nostro uomo, Ale allora c'è Matteo che scrive, Matteo Cenni che scrive Grande. vorrei la banda di Fiati a bordo campo per il play-in, periodo epico bello poi vabbè c'è Roberto che dice senza cattiveria ma per Petruccio ho pensato che forse Dio c'è <ride> senza cattiveria però, mi è piaciuta la premessa nel oh. senso che si è salvato ok, sì, è ovvio, è male eh, oh sergio su whatsapp allora buonasera a tutti un piccolo appunto sul tifosiere di milano che ho tastato dal vivo uh, venerdì triste ma triste ma triste anche perché cioè sentire gente che dice davanti al pulmino della virtus ma dove dove hanno preso gli ultimi quattro scudetti su minecraft e sentire persone Dire idiozie sul basket, ma anche sulla loro squadra e sentire persone che non sanno, ne non sanno nemmeno che Bellinelli fosse un Virtus a parte il tifo inesistente boh, vabbè. Eh, mi fa mh, sentire sempre più orgoglioso eh, di essere un Virtusino e non un Milanese è grande, anche perché grande. andare a fare la partitina di Paddle, poi andare a fare il suscetto in monopattino esattamente non è virilissima. <ride> ma tu gli assorbenti di usi interni o con le ali? <ride> Allora poi Sergio scrive sempre: ma poi anche quell'inutile salmo di Mason Rocca il salmo di Mason Rocca è bello, bello. bello grande Andre poi Giuseppe dal quartiere Mazzini scrive: Scusate, chiedo per un amico cosa ha fatto il figlio dell'Antonella nel navile? Ah, chiedi per un amico, eh, Giuseppe dal quartiere Massini, e l'occhiale impattaccato. Beh, direi bene, tu, tu che sei della zona, il figlio dell'Antonella, bene, il figlio, figlio dell'Antonella è stato produttivo. Che è andato a casa, però, e ci ha lasciati qua, ci ha sbolognati qua, diciamolo. Ti sei distratto un attimo? È colpa da Fred e non cazzo, Anche perché è importante capire con chi è andato a casa. Gwen esatto. ah, 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 ah. Bagnamà. Ah, <ride> mi sono distratto un attimo. Ci sono poi gli audio di Marco. Bene. Buonasera, riecovi. A riguardo a Venezia, io ho avuto un attimino di panico quando ci sono stati lo 0 su 2. Di Mascolo i liberi, il primo 0 su 2, e subito dopo Zizic che sbaglia un, un tapin. Che è, non so neanche come cavolo ha fatto a non metterla dentro. Ho detto: Porca miseria, dobbiamo vedere che gira qui. E invece no, fortunatamente è continuato ad andare come doveva andare. Eh, poi altre due cose, io ero preoccupato per Wiltier perché è quello che ci ha fatto il bombardino praticamente all'andata. E non so se perché giocava bene Sims lui ha giocato poco e male. E altra cosa, ho visto un giro e tiro di Dunston. quando l'ho visto segnare con questa sassata di tabella quasi frontale. Ho fatto la ola da solo. Mm. Mio figlio mi mm. ha guardato, e ho fatto la ola perché ho visto Dunston che ha mm. fatto un giro e tiro. Hai ragione. Beh, peccato che non c'è più Perkins a Brindisi con mi fiundo era un bello scontro di cervelli un brainstorming facevano quei due mi fermo subito per ricordo l'incidente di Petrucci vi svelo un retroscena e Baraldi era andato aspettate okay, il okay, primario ripartite. del reparto quando ha visto Baraldi arrivare aveva un giubbotto col cappuccio perché era voluto tempo ha detto no, l'ha fermato <ride> perché essendo questo primario un noto cinefilo Detto, lei assomiglia alla morte che gioca a scacchi con Max von Sydow nel Settimo Sigillo. Lei mi agita il paziente e non l'ha fatto entrare. <ride> Cinema. Allora ragazzi, va dato un assist Marco che devo, devo, aprire, devo aprire una parentesi. Allora, Kendrick Perkins è andato a esordito negli indios di Maya Guest, Porto Rico. Allora, io sono un maledetto maniaco perché questa è la realtà, cioè, maniaco di basket, eh, intendiamoci. <ride> la Liga Superior Nacional de Baloncesto de Porto Rico va in diretta su YouTube. Ah, però? Ah, quindi ho visto Indios de Mayaguer contro eh, <ride> il San Germain, non so che. ragazzi. Ecco, allora, io guardo anche, anche il campionato brasiliano. Il campionato brasiliano in confronto che è di un'ignoranza, sembra dei professori, quasi noioso. Quasi noioso. A Porto Rico è, è qualcosa di oltre. Cioè, cioè, allora, il cronista è fuori di testa. Eh, le giocate che fanno sono delle robe che tu passi la partita con le mani nei capelli, invece questi esultano felicissimi, tra l'altro. Eh, tra l'altro 74-64 Maia Guest a tre minuti dalla fine sui 76 pari supplementari. Ah, poi ha preso in mano la partita, il capitale di Maya Guest, che ha fatto delle, delle cose, a parte di enorme tecnica, ma altre poi si è, si è gasato quindi è anche in ignoranza, ha fatto dell'ignoranza, quindi ha spaccato la bandiera supplementare. Ma io devi vedere il pubblico, gente, un po gente che entra in campo. In campo. Sì, ma, sì, ma c'è gente che... Ha, cioè, noi parliamo della storia che c'è l'allenatore che magari pesta la riga, ma sono tutti in campo. Sì gli spettatori sono in campo tra l'altro Phil Jackson quando è andò ad allenare, sì. allenare in Porto rico raccontava anche che qualcuno ogni tanto sguainava la berta brutto esattamente brutto. te prova a immaginare Ho oh, senti tu oh, oh, ero... coach Zen oh questo me lo devi cambiare faceva <ride> cioè, così coach cambio. coach cambio va bene o oh, questo se non fa 15 minuti o oh, chiama lo schema Corna, eh? ragazzi, <ride> se non vi dispiace, io chiamerei Corna. Corn. <ride> di... eh, sì. No, ragazzi, ma è una meraviglia. cioè in diretta su YouTube, Ci devo guardare, è, devo cioè, guardare. è, è qualcosa. Ma I come sono? Strapieni, sì, Strapieni. sì, sì ma anche delle discrete strutture. Poi i, i loghi sono sempre un po' eccentrici, quindi figurati, cioè, ma, ma veramente bello, bello, bello. C'è proprio un'ignoranza, c'è questa gente che prova, cioè. Io ho visto un'azione bellissima. Una provata a fare un mezzo tentativo di pressing a tutto campo, ma a 25 metri da canestro, un raddoppio telefonato. Questo ha spezzato il raddoppio, cioè il terzo difensore non era la linea di tiro lì. Ma dove cazzo, sei andato? Ma dove sei andato? Dici: Vabbè, voglio proteggere i tiratori. Questo eh, si è fermato e tanto non c'era nessuno. Oh guarda, c'è un in angolo, Totti, eh, tripla del meno uno. Ma scusa, due hanno fatto il raddo... Dov'erano gli altri tre? Dov'erano gli altri tre? E io ho detto, ma io sto sognando. Cioè, era, era lunedì e mezzo di domenica notte. Ah, pensa detto, ma pensa te che io sto guardando allora tutte le <ride> E mi diverto come un asino, tra l'altro. Era, era di un bello, ma di un bello. Ragazzi, Liga Superior del baloncesto Nazionale, Porto Rico. Porto Rico che... Tutto gratis. Arroyo e Ortiz. I giocatori E c'era anche Coso, JJ Barea, JJ Tra l'altro, Oray de Proprio? È vero, eh. vero, vero sposato con Miss Universo 2006, grande puttaniere di primissimo, obiettivamente. <ride> andiamo avanti, <ride> andiamo avanti con i messaggi. <ride> <ride> Barea. ha vinto l'anello con Dallas brutto da nel domi... 2001. Ha vinto do l'anello veramente da protagonista. The <ride> St Stevenson <ride> esatto c'era cioè, questo, c'era Dirk, c'era J.J. Barea. Jason Kidd. Verda, sì, poi sì, c'era sì. quell'altro, il, il, il The Custodian, Brian Cardinale, Brian Cardinal. wow! che Mamma ha mia. distrutto Bosch. se go sì, ho goduto di brutto quell'anno lì. Madonna, cioè... Gara 6 ho goduto di brutto, vedere Miami perdere così, perché all'epoca, ma anche che... adesso che tengo l'Akers, LeBron non è che ci sia proprio nelle mie grandi simpatie, ma perdere l'anello do eh, dopo l'anno successivo alla... The Decision, no? sì, 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 in diretta nazionale sì. con le maglie di Criman bruzzate da tutti i tifosi dell'Ohio è stato bellissimo con, vederlo perdere così con il Rimontone di gara 2 fantastico, fantastico. Delle, delle robe ma sì ma, gran finale sì ma gara second Brian Cardinal che Brian domina e Spaniera di brutto tra l'altro difenso ritrovato tre giorni dopo a Washington <ride> ubriaco <ride> non <ride> sapeva <ride> dove era <ride> <John Stevens. ride> Okay. Ma, che, è che icone leggendario. Incredibile, come ha fatto menzionare con la squadra lì, è, è no, inspiegabile. Al di là di quei due geni che avevano, Noviski, Jason Kidd e Sean ma Marion. C'era Sean Marion, Shawn. Shawn Shawn Marion. Sì, 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 sì. però non era una squadra da me: Tyson Sandler. Tyson Chandler, oh, pivo difensivo, però sì, dai. Ah, parte... E poi c'era anche eh, quello che usciva dalla punk, quello che giocava ad Atlanta. Era Terry, Terry, Terry. Eh, Terry. Jason Terry, Jason sì, Terry eh, eh, sì. eh, cioè, ne parlavamo qua vero, fuori è vero, è vero. Che, 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 che annata ragazzi con il tatuaggio dell'Ari O'Brien prima di vincerlo, Verde, <ride> sì perché lui l'aveva perso nel 2006 sì. e quindi c'era sta roba qua, è vero, l'altro oh, con tutto il rispetto, ma visto che parla di commission, cioè, perché il titolare il trofeo dei campioni NBA Alerio Braia che obiettivamente è stato in un periodo indecente nel periodo della cocaina <ride> cioè. ha fatto più danni cioè, aveva trasformato l'NBA in una schifezza in una cioè, che... è, sta, sta è come se vuoi fare l'Adam Silver trofeo esatto. cioè esatto. obiettivamente due inetti al potere ma cioè ma è questo, adesso, adesso dal momento che poveraccio ci ha lasciato adesso cambiamo questo diventa il David Stern Trophy e ce lo teniamo comodo fino al 2150. <ride> sì, ma... Facciamo un cont... Sai quando fai quei contratti di 99 anni? Ecco, <ride> facciamo che per i 99 anni si chiama David Stern Trophy. No, infatti, non è... È, come... è come dire Larry O'Brien, David Stern, Abdul Gaddi e Milo cioè, proprio C'è quella distanza lì per quello che, che ha fatto per... per la Lega americana, David Stern. L'altro, veramente, l'altro deve ringraziare che ha fatto il commissioner negli anni che sono entrati del Larry Bird e Magic Johnson che si vedeva già una luce in fondo al tunnel ma basta lì, per il resto gli spogliatoi era come andare nei camerini dei Rolling Stones all'epoca probabilmente o al Forum Club, o al Forum Club esatto <ride> complimenti per il paragone a Zucchetti <ride> veramente, lei calza? <ride> è, così, è così altri messaggi? Allora c'è Alberto Negri che dice abita a rinnovare subito MVP. Sì, signor. E poi, guardate, secondo me per il momento sono finiti. Sono finiti, allora Virtu Spidia. Sì, sì. Vai, vai Ezio, vai. Andiamo, allora. Eh, colleghiamo sempre l'attualità eh, al passato e oggi facciamo una carrellata abbastanza lunga come periodo. Partiamo dal ricordare un, purtroppo un giocatore scomparso che è Luca Malaguti, il cui nome dirà pochissimo a tanti. Eh, Luca Malaguti, livornese, classe 1956, è venuto a mancare domenica. Eh, arrivò a Bologna nel 1972, eh, giovane, eh, fu subito aggregato alla Juniores, e eh, Juniores, fra l'altro, che era campione in carica perché nel 72 eh, la Virtus vinse il primo scudetto juniores eh, allenatore professore Ettore Zuccheri in campo giocatori che a Bologna eh, hanno fatto storia al di là del al di là dei successi o del valore eh, intrinseco dei giocatori che sono Loris bernelli e Mario Martini mm. ehm, eh, fu il secondo scudetto quello del 72 giovanile dopo quello del 70, 60, 1966 eh, allievi allenatore eh, augusto gianni giomo che, che poi fu, fu allenatore fu tra virgolette villalta. il creatore di renato villalta quindi no, abbiamo detto Abbiamo detto qualcosina, allora torniamo a Malaguti. Arrivò che però lui è nata 72-73. Quindi la Junior era campione in carica. Eh, due anni a Bologna eh, e eh, fece un'apparizione in prima squadra. Eh, fra l'altro, prima gara del, dell'annata 73-74. Quindi il suo secondo anno, eh, prima giornata di campionato. La Virtus perde. A Milano contro la pallacanestro Milano 68-65, eh, ma è una partita storica perché è la prima partita di campionato di, di Dan Peterson a, oh. a Bologna, quindi oh. eh, è ovviamente ehm, è una gara importante. Duca eh, Maraguti poi purtroppo ha un incidente eh, importante, rottura del crociato, quindi... Le grandi promesse dopo svaniscono, e quindi eh, non, eh, non ha lasciato, diciamo, grandissimi ricordi nella palacanestro italiana. Ma personaggio molto popolare a Livorno, e, e sicuramente tanti compagni anche a Bologna lo ricordano. Eh, compagni che eh, diciamo, eh, in quel periodo negli anni '70 eh, erano una squadra importante tant'è che tantissimi sono poi finiti in prima squadra adesso ne dimentico tanti da eh, Gigi Serafini a, a Massimo Antonelli Marco Bonamico Piero Valenti Pietro Generali eh, e sicuramente qualcuno l'ha lasciato per strada lo stesso Loris Benelli eh, ricordiamo che eh, nel 1981, uh -huh. quando la Virtus si ritrovò senza stranieri e giocò la finale scudetto senza stranieri, 8 decimi dei giocatori in campo, cioè tutti tranne Cagliari e Sevillalta, eh, Villalta, fra l'altro, è arrivato poi a Bologna molto giovane, eh, però tranne Cagliari e Sevillalta, venivano dal settore giovanile della Virtus, e parliamo di. Finale scudetto, e parliamo di una squadra che in quella stessa stagione fece la finale di Coppa dei Campioni. Quindi, eh, in quel periodo, il vivaio Virtus al di là dei successi, perché poi, in realtà, a, a parte quei due scudetti, non è che ci furono grandissimi trionfi, anzi, i trionfi vennero poi dopo, con con, eh, Messina con sanguettoli con consolini eh, però diciamo la formazione di giocatori fu veramente tanto importante e, e sicuramente un personaggio come ettore zuccheri ha un'importanza notevole in questo non solo lui ma eh, sicuramente ettore zuccheri che poi eh, in quel 1900 80-81 fu all'inizio della stagione anche allenatore della prima squadra. Poi, negli anni prima, era stato vice. Faccia fece 6-0, 8-0 in Europa. Sì, 8-0, record 8-0 in Coppa dei Campioni. Ma che bomber. Guarda, imbattibile. imbattibile 100%. Vorrei fare almeno 9-0. Brutto, devi partire forte. E poi fu cambiato perché, insomma, eh. poteva vincere un po' meglio. Esatto. E, e a proposito di ricorrenze, eh, oggi è un'altra ricorrenza importante, parliamo sempre di quegli anni. Eh, 44 anni fa, 9 aprile, eh, a Cucciago, a Cantù, eh, eh, la Virtus eh, vinse il suo nonno, il nonno... Il nono scudetto, abbiamo parlato di tanti italiani. Quella sera il grande protagonista fu eh, Jim McMillian che allora. fece 37 punti. Eh, in una squadra che aveva anche un altro grande eh, straniero che Cesi eh, Mirciosic. Eh, eh, tra l'altro i due avrebbero potuto essere, far parte anche del quintetto dei Lakers perché Jim eh, McMillian eh, fu nel quintetto dei Lakers eh, e parliamo dei Lakers la record, del 72 hanno, sì. ehm, e Ciosic ci sarebbe stato se avesse potuto andare perché fu, fu scelto dai Lakers ma le, le regole che la, eh, non l'avrebbero potuto far più tornare in Europa Uh, lo indussero come tanti che altri caso. poi a non andare però insomma due probabilmente eh, abbiamo avuto tanti tanti grandi campioni stranieri eh, citiamo sempre Danilovic per la sua eh, per quello che ha vinto a Bologna per la sua mentalità vincente e per, per le partite che faceva vincere mm. per il tiro per ma per una serie incredibile di canestri decisivi che fece, però se dobbiamo dire forse i due giocatori tecnicamente più grandi che ha avuto la Virtus, furono proprio, furono proprio quei due. -duo. Eh, incredibile. Un due strepitoso e non parliamo solo di tecnica, ma parliamo anche di titoli, perché Chosic, due scudetti su due a Bologna, Jim, uno scudetto in un anno, l'anno dopo, eh, se non si fosse fatto male. Non andiamo lontano certo. dal dire che probabilmente la Virtus avrebbe Certamente. una Coppa dei Campioni in più Certamente. e uno Scudetto in più. perché... Vanderbili, ehm... che è sempre vivo, <ride> <Okay>. <ride> eh... ed, è, ed è il più citato qui in radio tra gli arbitri, sicuramente. Assolutamente. Sì. <ride> Sai, chiedo per un friend. <ride> eh, e quindi mm. oggi celebriamo anche questo grande ricordo di un periodo. Eh, molto felice come giocatori italiani, eh, ma anche come scelte di stranieri, perché in quegli anni, poi anche negli anni dopo, ma insomma, eh, furono gli anni in cui anche Gigi Porelli diede, diede il meglio. Ricordiamo, insomma, una figura che ha fatto crescere tanti giocatori eh, del campionato italiano che poi hanno fatto fortuna, eh, tantissimi a Bologna, qualcuno magari anche altrove. Eh, e ha portato tantissimi eh, campioni, primi, i primi grandi campioni stranieri Grazie. che abbiamo visto a Bologna. Mi verrebbe da pensare se ci fossero stati i social nell'estate del 1980 i nomi che avrebbe preso Gigi Porelli, eh, non, non viene confermato. Su, aiutami, Ezio, Ciosi. Non so sì, se sì, per motivi. Sì, sì. Driscoll, uguale che. Driscoll, Driscoll, eh, eh, immagino, guarda sì, se fossero sì, stati i sì, social. Sì. Ah, io penso, penso alla, visto che ha citato partendo all'inizio la, la, la prima partita di Dampito 68-60, oh tutto qua, <ride> tutto qua. Oh, tutto questo fenomeno. Poi non si è capaci. Oh, via, oh, ecco, <ride> la solita americanata, oh, fenomeno con tanti allenatori buoni. Vai a prendere quello lì che esatto, era il Cile, no? <ride> esatto, sì, oh, allena il Cile. Ma che cosa ti sei fumato? Eh, poi eh. al fiasco, <ride> sì, sì, sì. Mm. Bello così che non si erano i social perché immagino quell'estate dell'80 cosa sarebbe stata con eh, i vari social per eh, i, i nomi, perché i nomi che avrebbe preso non positivi sicuramente Porelli, me li immagino Sì, ma io, io ricordo. Ci furono contestazioni da bar in quegli sì, anni? Sì, ma Porelli fu tanto contestato in parecchi periodi. No. Ma lo stesso Ciosi, dopo tre giornate di campionato, eh, dopo quattro giornate, tre sconfitte, la Virtus perde a Vigevano. Di un punto avvigevano, e eh, ciocci fa virgola e eh, vi, vi lascio pensare quello che è stato detto <ride> a bologna il eh, giocatore finito giocatore è rotto che, eh, è rotto eh, è venuto qui a svernare a prendere oh! un stipendio. Eh. Oh! l'estate del 2019 quando mm. arrivò quello con 44 mm. più o meno le stesse frasi si sì, rotto distrutto ah ecco vedi qua. si che deja vu e ricordiamo che Ciozis ha continuato oh. al sì. contrario di Jim, che purtroppo con quell'incidente ha dovuto smettere, Cojis ha continuato a giocare e a vincere, anche andato via da Bologna esatto. nonostante esatto. i guai fisici, ma insomma, giocatore di, sì, di veramente di alta categoria, probabilmente tra i pivot europei, eh, tra i primi cinque ci sta tranquillamente. Con Sabonis, eh, già Jokic a questo punto, perché credo che Jokic con quello che sta facendo in NBA deve entrare in questa lista vlad e Divas eh, eh, faccio fatica Dino noraggio faccio fatica a trovare eh, è difficile eh. sì, è, secondo me è un livello eh, più basso di noraggio di è del livello di divast e sabonis eh, ecco, lo zio eh. vlad ecco eh, lo zio esatto, ecco. quindi diciamo fino al, fino al 1980 è il numero uno assolutamente sì ecco ecco però sai non andava bene poi Beh. poi bologna poi è chiaro, Dino Meneghin ha vinto tanto, eh. ma era un altro tipo di giocatore, certo. era eh, il giocatore più di, di grinta, di fisico, di, eh, la tecnica di Sosic, la tecnica di Sosic forse, non so, forse è il numero uno. Probabilmente sì, peccato che ci siano pochi, pochi filmati, veramente sì. grande rimpianto che non palla. aver visto quella coppia di stranieri, Macmillan e perché deve essere stato un qualche cosa un clinic di palacanestro, nient'altro da dire io forse, beh, i miei si erano sposati praticamente da neanche un anno io potevo essere un progetto, diciamo così dire, vabbè, magari un figlio lo faccia però al momento non si vede niente <ride> eh, cioè al momento non può vedere niente, questo non lo vede, peccato <ride> Esatto. perché l'unica cosa che vedi è lo sfondo di buon amico di quegli anni <ride> là, porca Eva, cioè con tutto quello che ti fanno vedere i social Strasburgo 81, lo sfondo di buon amico è vero, ma porca vero. vacca, sto facendo un giro su Youtube perché Sapete perché? Perché volevo riguardarmi Kinder Bologna, Tau Vittoria, gara 5, 10 maggio 2001. Certo. Perché di fatto torniamo, torniamo a quella situazione lì: che formula nuova, ma alla fine andiamo a giocarci tutto in una gara secca. Anche qua 33 partite, eh, tra l'altro le 33 vittorie della Virtus. Quindi questo è un dato che ricorre. Arrivi lì, eh, tutto lungo, sei la, hai fatto tutta questa cosa, sei sconfitte di fila e tu immagini che ti abbia fatto la prima le provocazioni a Euromario se la Virtus fosse partita 0-6. Avevo avuto direi come magari di 17-16 ma partendo 0-6. Saremo tutti sulle ali dell'entusiasmo adesso perché partendo 0-6 fai 17-16. Sì, però, però fai lo 0-6. Ecco, 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 banchi. È, 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 banchi, è banchi, banchi. Luca Banchi. Cioè, la gente, la gente ci sarebbe comprato i parrucchini gellati. Esattamente. Cioè, avrebbero comprato i parrucchini gellati. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Cioè, si comprati... finti al palazzo. Sì, 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 sì. La gente si sarebbe, sarebbe comprata, si eh, sarebbe pettinata al gatto probabilmente. <ride> con, eh, cioè, e anche quelli che magari un po' di capelli ce l'hanno o se li fanno crescere o si fa l'extension e se li devono gellare. Esatto. Questo è di qualsiasi tablet assolutamente. Esatto. Accento un po' spagnolo, godimento mentre quegli altri ah no, no, per... ah, no. però c'è anche quello, <ride> ok. E direi che il grande entusiasmo che ho visto a Milano, perché veramente c'è un grande entusiasmo in questa trasferta, eh, stava a significare anche quello, insomma, siamo nelle prime dieci. D'Europa e non capitava da 22 anni, dal 2002, insomma. Ma sì. soprattutto la cosa che fa impazzire è che se ci fosse la forma dello scorso anno, noi vincendo con Basconi eravamo ai playoff. Appunto, appunto. Noi ragazzi, siamo stati ai playoff. È vero, è vero. Però eh. sei riuscito a trovarla a gara 5. E... no l'ho trovato, però trovandola. La, la questione è stata, ho detto, ma porca vacca, cioè va bene tutto. Però quello che mi ha fatto, fatto impazzire è stato. Dell'81, robe vecchie, c'è cioè davvero lo dell'84. Ma tornando tanti indietro, c'è cioè quella roba lì e l'ho rivista. Ma l'ho vista e basta. Visto una volta, ok. Magari la rivedo quando magari devo aprire una bottiglia. <ride> per qualcuno per che lui, trapassa, per lui che trapassa. Sì, 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 per lui. Perché questo. Ci troviamo, ci troviamo, ci troviamo a vederla quella. Ci, ci, ci sono pochissimi flash. C'è un flash piccolissimo della finale di Coppa delle Coppe del 78 a Milano. Quella persa di due, sì, Anzi, eh, due coglioni. C'è poco. C'è del 1980, secondo me non c'è nulla. Del... Paradossalmente, forse correggimi se sbaglio, c'è più del 76, dello scudetto del 76 sì, a del livello 76 televisivo. Perché, sì, perché la RAI quando ha fatto. Quei, quei ricordi esatto. eh, mm. ha, ha rispolverato quei filmati c'è anche una bella intervista alle vecchie glorie Vero. Dante a Santa Lucia sì, ci sono molte immagini del 76 invece diciamo c'è qualcosa del 79 della finale col Billy, col Billy ma dell'80 direi niente anche perché eh, si giocava in infrasettimanale ah, okay. e allora è incredibile, ma eh, ci si spostava solo per... C'era eh, la radio eh, lì, le sentivi per radio. Sì, sì, mm. sì, c'era radio, collegamenti radio, ma anche, anche mh, nel 76 la gara certo. di Varese, collegamenti... Però eh, le gare di domenica spostavano anche le, le tv, eh, ci sono i filmati. Le gare infrasettimanali è più... Eh, ci invadeva Bologna anche per quegli scudetti. Sì, sì, assolutamente. Sì. Sì, io sì, mi ricordo l'84, sì, quello sì, quello sì ma, ma già il 76-76 ci fu un'invasione: fu eh, la prima grande invasione della città dopo lo scudetto del Bologna. Del 74. Mm. Speriamo, non dico nient'altro. non dico nient'altro <ride> su queste belle cose. Bene. Allora, ragazzi, ci sono gli ultimi messaggi, poi andiamo verso la chiusura. Um, Beppe Capp scrive io sono virtussino ma un tempo andava al palazzo a vedere i piccioni e merito vi racconto un episodio arriva a Bologna Milano e, e grande attesa del duello che si sprospettava tra pivot Marcello Starks in grande spolvero e dominante fino a quel punto ha eh, in... oh, saltato un pezzo mi sa morale Meneghin non gli fece vedere la palla ok Con, uh grande Marcellus, tra l'altro gettonaro a Bologna, nelle, nelle mie prime partite che andavo al palazzo vidi Marcellus Starks anche John Douglas, no? John Douglas fece no, no, una partita solo ah no, John Douglas, scusa per ora l'anno prima, io sono sì. arrivato a vedere John sì. Douglas, chiedo scusa John Douglas fece un'unica partita eh, persa, fra l'altro eh, Marcellus fece qualche partita, fra l'altro eh, contribuì al... Eh, una vittoria contro Venezia e supplementari che portò la Virtus alla Coppa Italia del 1989. 1989. Quindi... Anche un trofeo, vero. Grande, vero, vedi, aveva vero. capito che se devo stare da qualche parte vincere a Bologna meglio che stia <ride> sulla sponda V. Bravo Marcellus, l'hai capito con 35 anni d'anticipo. Come schiumavano mm. i tifosi della Fortitudo quando John Douglas indossò la maglia della, della Virtus per quella partita, me lo ricordo ancora perché John Douglas Cos'era? era contro Livorno in casa, sì, mi sa che se non è stata esatto. la mia prima partita al Palazzo esatto. poco ci manca. Sì, sì. Autunno 89. 89, e allora mi sa che l'anno della Coppa delle Coppe sì. Eh, okay. Mi ricordi i tifosi della Forestudo come l'avevano presa male perché insieme a Leone, a Leon Douglas era il simbolo della yoga di quegli anni, quindi fu bellissimo. Comunque... La Virtus persa a Torino, può essere la prima partita, sì. però 0-2 quell'anno lì. Una roba di sì sì, eh, sì, sì, eh. sì, sì, eh, sì, sì. Allora, vedi che si si, no. tutto... eh, Anche Marcellus non fu presa bene perché anche lui insieme a Jordan. Eh... Eh, erano stati una grande coppia ma grandissimo rimbalzista nonostante fosse, non fosse altissimo mm. Starks eh. sì. mancava solo la, la parete da gettonaro di George Bucci e Jack Zappi mm. allora lì avresti dovuto vedere Leo perché George Bucci penso che sia nelle primissime posizioni delle sue classifiche personali. Ah, le classifiche personali! <ride> George allora... Bucci! <ride> dav dav davvero! No, no, no è... a proposito di tifosi che schiumano, ecco, Leo schiumava per George Bucci, ma proprio in maniera cattiva, proprio cattiva. Allora... Finita la trasmissione, gli mando un messaggio. <ride> Mandagli un messaggio e chiedo, poi vediamo cosa ti risponde se non ci ha ascoltato. Ok, scusa, Leo, vorrei una tua opinione tecnico-tattica su Giorgio. Una recensione: un, un, un ricordo, <ride> così c'è cioè un, un, un tuo uno storytelling, se possibile. <ride> Ma sopportato ma... anch'io comunque, ma mai proprio? Ma... Tra l'altro nel derby dell'89 quando gli annullarono il canestro, il canestro fantasma, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Così. So, sono spariti due punti, justo ricordo justo. ancora justo così. il primo derby che vidi, lo vidi in tv, però fu, fu bello. Giocava a Siena, no? Prima George Bucci. Sì, sì. E eh, quindi, eh, quindi cos è, cos è? non merita altro? Beh, perfetto. ragazzi, una carriera che... Cioè, no, non sono carriere, sono marchi di infamia. <ride> Benissimo. Perfetto. Bene, altro? Chiedono di Miki. Torniamo a noi. Chi ha il posto di Miki il prossimo anno e se lo terreste fuori per la lotta a scudetto? Chiede Roberto Bassi. Ah, ciao Roberto, ben trovato di nuovo. Allora, eh, voci insistenti dicono Grasullis. Eh, ufficiale per Galbiati, ufficiale per Galbiati. Quanto vero non lo so. Vabbè, attendiamo gli ufficiali. Aspe aspetto oh, le certo. ufficialità di casa mia, non di Galbiati. Certo. Miki, sicuramente eh, è un discorso che abbiamo un po' già affrontato, ma ci torniamo perché è sempre importante ribadirle certe cose. Miki è sotto contratto con la Virtus fino al 30 giugno e eh, pagato per fare il professionista per lavorare per la Virtus fino al 30 di giugno che poi ormai Vox Populi dica uh, che Michi l'intenzione è non proseguire col contratto quindi scade bene grazie ne ti trovi un'altra squadra ok che pare voce corridoio dica che non sia proprio in sintonia con il resto del gruppo perché quando ti prepari ad andare via, bene o male, sei già un po' predisposto, però c'è modo e modo di concludere. Giorgevic sapeva di andare via, ecco. ha chiuso con uno scudetto. Ecco. ecco, quindi questi sono poi modi anche appunto diversi. È anche vero che, questo te lo dico da allenatore infinitesimale, Miki in questo momento è una tua risorsa, cioè un tuo giocatore e tu come allenatore devi cercare di tenerlo lì perché la sfiga è sempre dietro l'angolo se, se però se però vai a giocarti certe partite i quattro che ruoti sotto canestro sono secondo me Dunston Zizich, Cengheglia, Poloner più Abbas da quattro tattico vai con quello lì se puoi scegliere lo tieni fuori se sei costretto Cerca di tenertelo e non farlo uscire proprio da dire, guarda, sei un corpo estraneo, sei avulso, eccetera. Questo è un dovere da parte dell'allenatore e il dovere del giocatore è di farsi trovare pronto. Dispiace perché mica ha qualità tecniche notevoli, fanno parte nel mondo del professionismo, queste sono diciamo prassi pratiche, non è il primo, non sarà l'ultimo. Dispiace che non diventi però. Il catalizzatore di tutto perché è troppo semplice fermarsi alla questione di Miki. Perché se andiamo a vedere appunto con Pistoia, lui è stato il meno peggio dell'ultimo quarto. Con Pistoia, cioè dei tre canestri che ha fatto la vita nel quarto, e due li ha fatti lui e non è che ha affondato. Cioè, perché la cosa, cioè, sono stati altri. Cioè, abbiamo, ne Abbiamo parlato de, de, della partita sciagurata di Tocco, mm -hmm. solo che Tocco è Tocco e di conseguenza Tocco non, si to non lo tocco, tocco, non lo tocco. Ecco. Quindi attenzione quando parliamo di Miki, è facile. Adesso è diventato lui un po' il. Si è spostato prima, era Zizic, esatto. adesso stiamo andando. Con un, ogni tanto una sprustatina di banchi perché bisogna mm. sempre metterlo. Senza, senza dimenticare che, però, il vantaggio che aveva preso Kecok nei primi mesi di stagione nella, nel trofeo cap espiatorio, obiettivamente, Keccock ci ha provato, ma vincerà lui quindi si lotta per il secondo posto, un po' come nel mondiale di Formula 1. Ecco, però mm. va bene così, ecco, cioè, tutti dietro a Max Verstappen e poi vediamo chi, chi è che arriva secondo. Poi. Sono finiti i messaggi. Ah, la chiudiamo così. 2014. Sì, sì. Facciamo i pronostici. Siamo. Cosa propone lo chef allora? Bascogna e Cremona? Propone un bel weekend, 48 ore, belle e importanti, tutte e due secondo me. Importantissime, tutte e due, chiaro. La prima è fondamentale. E secondo me, la Virtus ci arriva, ma come c'è sempre arrivata poi in Eurolega? Lasciamo perdere Milano venerdì, che secondo me era un allenamento ufficiale. Chiaro, poi l'idea lì ed è giusto che sia stato così la Virtus in Eurolega ha sempre fatto il suo anche nelle sei sconfitte di fila a livello di atteggiamento per forza di cose, per fiducia che ho in questa squadra, soprattutto in casa dico vittoria con Basconia e domenica sera con Cremona ehm, il vasetto va lasciato a casa Daniel non portartelo dietro perché bisogna vincere tutte e quattro le partite che rimangono in LBA quindi dico 2-0 Virtus possibilmente far diventare Golden mh, una quello, mela marcia quello che è una è bella eh, eh. Eh, eh. No, no, ce l'ho anche fin, finissima questa <ride> Molto. quindi 2 a 0 assolutamente 2 a 0 sì. 2 0 io penso che la squadra sarà parecchio carica e, e, e inizia un periodo importante perché insomma adesso sono queste due partite poi c'è la settimana dei play in Insomma, sarà da divertirsi soprattutto ragazzi diciamo una cosa importante la squadra in questo momento è a bologna mm. e si sta allenando e dorme nel proprio letto sta con le proprie famiglie eccetera è tanto tanto importante e anche con cremona appunto ce l'hai non hai fatto una trasferta impossibile sei sì, andato a venezia quindi non è che Vabbè. hai girato chissà quanto ne sei uscito molto bene si sì, è fatto anche a milano ma va bene sono d'accordo con te eh, bravi ragazzi tanto nelle storie divertenti degli croci di Eurolega FS Stella Rossa decisiva per, per mandare fuori Marte <ride> incredibile cioè, però ragazzi incredibile. veramente Every game matters bene, Veramente. cioè solo quella. Cioè, secondo te, cosa fa la Stella Rossa? <ride> secondo te, cosa fa la Stella Rossa? Farà di tutto, la Stella Rossa farà di tutto. Coltello tra i denti, <ride> sì. Sì. sì, sì. Manca solo la, la, la grattugiata alla wallera Poi, siamo perfetti, esatto, esatto. <ride> benissimo. No, Ragazzi, poi è stato bello. Noi ricordiamo la pipì nel vasetto di Anna. Nel post partita, però, secondo me, è una cosa che nel post partita che non l'ha detta a caso davanti alla televisione il gruppo è unito, sì, bravo, non l'ha detto a caso l'ha detto perché voleva mandare proprio un segnale. Secondo me, i tifosi della Virtus e cioè, a voci che sicuramente i giocatori sentono tra social e quello che succede nei portici di Bologna ha detto una cosa che, secondo me, non va sottovalutata. Bravo, bravo, eh, la, la, la voglio chiudere anch'io perché comunque quello che scrivi non passa inosservato. No. E quindi c'è cioè, il disfattismo imperante o oh, lo sparare addosso alle persone. Questo non piace, cioè, è anche obiettivamente ingrato per, uh, per certe situazioni. Chi è tendenzialmente positivo e tifoso come il sottoscritto? Che cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, eh, spesso è prete, aziendalista, o mh, scegliete voi che non si, si diverta a insultare i propri giocatori, purtroppo non ho questo passatempo qui, no. eh, cerco di analizzare le situazioni, basta. Cioè io fondamentalmente... E allora vai, adesso andava di moda prendere di mira quello, quello di mira quell'altro, oppure millantare allo ah, spogliatoio, questo è spaccato, questo odio è questo, e c'è anche gente che lavora assieme. Né Una che dirigenza di de... incapaci, ricordiamolo sì, quello... sempre questo. Tutti, fa Tutti bravi ad amministrare capitali eh. di 20-25 milioni di euro, eh. Eh. cioè oh, la comunicazione della Virtus, anche questa. Anche cioè, Ci sono anche delle linee di un certo tipo, bisogna calcolare quello che viene detto, eccetera, cioè perché poi al di là di tutto, eh, a me è piaciuto il comunicato, ragazzi, non... no, la squadra è questa? No. Non c'è altro. Stop. buona, eh, Magari anche smettetela di usare il nome della Virtus per fare i giochi a rialzo, perché poi è de ah. anche detto questo qua: perché ah sì, ma mi sta cercando la Virtus, ah, ma mi, sta, eh, mi corteggia. Quindi, magari invece che 50 porto a casa 80. Eh, e uno dice: no, sul nome della Virtus non ci speculate. Ah, poi sugli infortuni. infortuni c'è anche della riserva a testa, sono dati, non lo sa. Cosa vuoi comunicate? Guarda, Tocco è andato al cesso alle, alle 14:30 <ride> e alle 20.15. però ha fatto mh, la fatta che non ci piaceva, non, <ride> è, non era proprio <ride> consistenza, <ride> cioè, cosa vuoi questo tipo di cosa. Oppure sì, è andato all'Iso la riabilitazione oggi è andata bene. È uscito che li giravano i coglioni perché era il quinto giorno che, che facevo un esercizio che non gli piaceva, oppure ha dato. Cioè, non è semplice, secondo mm -hmm. me la comunicazione di aiuto si è migliorata tanto. Oppure perché la gente magari vuoi rispondere a scarpe, magari ci sono di mezzo degli avvocati che ti dicono, no, rega, Profilo basso, perché occhio che... Cioè, ci sono delle, ribadisco, quando fai certe... non è che nasci amministratore delegato, no. Eh? Cioè, no, no. è un ruolo bello o direttore generale perché eh, Baraldi e Rogi sono questi qua, adesso diranno che Corticelli e Libro Paga di Baraldi sì, e sì. Rogi. Dai, sì. dire. Oppure è che è terrorizzato da Baraldi e non, si, non, 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 non gli darà mai contro. Cioè, sono grato a Luca Baraldi per quello che ha fatto, è anche, è anche Paolo Ronci, cioè, no, deve prendere un altro GM di più di caratura, eccetera. Cioè, siamo una squadra che è stabilmente in zona playoff, so, allora andiamo a prendere Stavropoulos. No, andiamo a prendere no, dell'orco? No, per carità. Eh, beh, per ragazzi, carità. perché poi andiamo a vedere anche questo. Per eh, perché sono due no, anni. Non c'è già il nome Baiesi, Mario, dai. Lo sai che il Virtusino è quello lì. Di Virtusino da tastiera. Ma eh. Baiesi non verrà mai. Ma, certo, ma, certo. ma, no, ma non per cattiveria. Ma, no, ma tu provi a ma... pensare che una persona che è nata a San Lazzaro di Savena venga a Bologna, dove è comunque conosciuto, cioè non è libero di fare il suo mestiere. Mm, sì, non è facile. Cioè, è, è, è difficilissimo. Cioè, mh, poi magari anche lui sarebbe contento di dire: Cavolo, torna nella mia città natale, eccetera. però evidentemente, se va a soppesare lui le cose, è il primo che dice: Vediamo, cioè, ok, adesso vogliamo tutti i Baiesi. Ma è chiaro che Baiesi fa le nostre con i fichi secchi ed è uno che eh, sa fare il suo mestiere. però evidentemente, no. E alla fine, chi vai a prendere, oltre a Baiesi, quale potrebbe essere l'alternativa, chi vuoi prendere? Punto. È sempre quello il punto, ok, voi Baiesi? Baiesi non viene, perché non viene? Cioè è molto evidente la questione, preferisce starsene all'estero, eh, visto che questo paese, noi l'eccellenza, le esportiamo. Questo è il risultato, chi prendi? Io non lo so. Neanche hm, io, io non avrei un altro nome. Allora, a posto. Sì, sì, per me siamo a posto così, ma infatti io proprio non... Io il mercato non ci guardo mai, ma a me proprio non interessa, mi interessa solo quando c'è... Quella comunicazione poco prima che capisci che si sta muovendo qualcosa e dieci minuti dopo c'è il comunicato ufficiale della Virtus. Ecco, in quel momento lì mi gaso o non mi gaso. Per il resto, come diceva Danilo, non me ne può fregare di meno. Oh, gra e grande chiusura. Zero. Ci vediamo oh. martedì alle 19, belli carichi? Carichissimi. Speriamo. Buona serata da Mario. Un saluto da Andrea, martedì Forza Virtus. Ciao a tutti da Ezio. Ciao ragazzi.